Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccomi qua. Come vedete sono ritornata con un altro video. Voi come sempre l'avete visto dal titolo, sono tornata con un nuovo video in collaborazione con il gruppo di Facebook The Girls of YouTube, alla quale mando un bacio a tutte le ragazze che partecipano a questo video e naturalmente anche alle tre amministratrici. Sotto, come sempre, sotto la box informazioni vi trovate tutti i link appunto delle amministratrici e dei canali che partecipano a questa collaborazione che, come avete visto dal titolo, si chiama La mia collezione di borse. Infatti vedete alle mie spalle, ai miei lati, tutta la mia vastità di borse. Preciso una cosa, non ve le faccio vedere tutte perché innanzitutto sarebbe impossibile, perché veramente ne ho tante. E poi sinceramente io come faccio il cambio estivo invernale per i vestiti lo faccio anche per le borse. Ci sono delle borse che appunto non uso in inverno, quindi poso, e ci sono borse che uso sia in inverno che in estate, e solo in estate. Quindi adesso vi faccio vedere non tutte le borse che uso in estate, perché cioè, ve ne dovrete vedere un'altra decina, ma già quelle che ho preso sono tantissime. Vi ho preso proprio quelle più belle, quelle più carine. Poi se magari se vi interessa vedere tutta la mia collezione di borse, magari fatemelo sapere, che magari quando dovrò fare di nuovo il cambio invernale estivo magari ve le faccio vedere tutte insieme, ma non credo, perché poi dovrei rifarvi vedere le borse. Quindi appunto ne ho lasciate fuori tipo una decina, quindi naturalmente oltre a quelle invernali che ho posato, quindi che so, c'ho veramente tante borse. Infatti direi di cominciare subito, se no veramente non la finiamo più. Ma chiedo scusa per l'aspetto, ma oggi qui a Napoli fa caldissimo. Oggi è 4 luglio, sono col condizionatore bello di fronte, perché se no non si poteva stare, non potevo mai girare questo video. E va bene, basta, cominciamo. Allora, cominciamo con la prima, che questa è una borsa che io ho da quasi 4 anni. Mi è stata regalata dal mio fidanzato al mio compleanno, al mio 26esimo compleanno, su richiesta. Mi feci anche un What's in my bag, magari se vi interessa andate molto indietro a vederlo. E sto parlando della mia amata Michael Kors in questo color cuoio. Questa sicuramente è la mia borsa più costosa. Questa costa, cioè la mamma, mi ha fidanzato la pagò all'epoca circa 300 euro. Non la uso tantissimo sinceramente, perché mi è un po' scomoda, perché è troppo grande e poi non si chiude la cerniera. Non la uso tantissimo, però comunque ve la voglio vedere, perché comunque diciamo è il pezzo più forte che ho nella collezione, quella più bella diciamo, è quella più cara, quella più costosa. E quindi questa qua. Poi allora, questa anche la uso, la Michael Kors diciamo, la tengo anche normalmente in inverno. Poi faccio vedere questa prettamente per l'estate, che è questa borsa in color corallo. In video è più, non è così, è più, sembra rosa in video, invece non è rosa, è corallo. Questa borsa della Hope, non so se vedete, questa la uso solo in estate, perché naturalmente è un colore prettamente primaverile estivo. Questa l'ho comprata l'anno scorso a Capri, stupenda, la amo, questo è un colore stupendo. Infatti cercherò di sfruttarla tantissimo perché mi piace tanto. Guardate quanto è bella, tipo molto, cioè la forma è come quella di Michael Kors, perché io amo comunque le borse così. Anche se vi dico, quella di Michael Kors non la uso tantissimo, perché appunto non ha, cioè ce l'ha una cerniera, però puoi metterci solo poche cose nella cerniera, quindi non mi trovo. Invece questa ha anche la cerniera, però magari ci può entrare qualcosa di più. È bellissima, quindi questa è la mia seconda borsa. Poi, sempre rimanendo in tema questo colore, vi faccio vedere anche la mia Tessardi. Questa la uso anche in inverno, infatti questa me la sono fatta me l'ha regalata Mauro a Natale, perché volevo una borsa rossa. Non ho trovato proprio rossa rossa, questa è un più un rosso acceso diciamo. Della Tessardi questa, tipo, ve la faccio vedere, ma questa tipo è sia della collezione estiva che della collezione invernale, stupenda, molto molto bella. Poi questa anche la rimango nella collezione estiva, però non la uso tantissimo perché io il nero diciamo lo evito in inverno, in estate, però comunque può sempre servire, quindi la rimango anche quando ho le borse estive. E sto parlando della Tressardi, sempre Tressardi, questa nera. Questa invece, se non mi sbaglio, me la regalò il mio fidanzato, se non mi sbaglio, 2 Natali fa, ma non mi ricordo, comunque un paio di Natali fa.
sempre nera, molto bella, una Trussardi, qui c'è il logo, sempre un po' lo stile a barca, però questa qua appunto si chiude completamente. Non è comodissima perché, cioè diciamo che così io quando è pesante mi stanco, quando invece devo mettere altra colla, anche se è pesante mi stanco, non è comodissima, però comunque è una borsa super bellissima e super elegante. Poi, per cioè, la borsa che al momento è quella che sto usando molto perché è molto leggera, è molto comoda e ci fa tante cose. Sto parlando di questa borsa. Questa è una borsa double face, da un lato è così nera con tutte le rose, dall'altra parte invece vi faccio vedere così, giusto per, diventa bianca con tutti i fiori che vanno nel bianco e nel verde. Questa mi è molto comoda per andare a lavorare perché ci butto tutto dentro e trovo tutto. Questa è della marca Via Roma, se vi può interessare l'ho comprata, non mi ricordo se l'anno scorso o due anni fa, in un negozio a Pompei, e questa tipo la uso solo in estate, ma la uso tantissimo perché anche per i viaggi è comoda, che da una parte è bianca e da una parte è nera, quindi fai, quando ti vesti bianco metti il lato bianco, quando ti vesti di nero metti il lato nero. Bellissima, la amo questa borsa. Poi, questa è anche una borsa che uso prettamente solo in estate. Sto parlando di una delle mie due bag. Vi faccio vedere solo una perché l'altra la uso anche in inverno, quella rosa. Questa invece tipo la uso solo in estate, quindi magari non l'ho presa. Che è sempre più o meno questo stile qua, solo che è la classica scocca rosa, liscia. Poi ha all'interno beige e questi beige. Invece questa qua io me la comprai all'outlet di Valmontone un paio d'anni fa, quando andai a Fiuggi con mio fidanzato. Non mi ricordo se feci 26 anni, 25, 27, non mi ricordo, comunque ce l'ho da un paio d'anni, che diciamo era un'edizione limitata proprio per quanto riguarda gli outlet, fatta tutte con le borchie, questo verde acqua, tutta zigrinata, così molto molto bella, questa naturalmente in estate è bellissima. La cosa brutta delle bag è che se le riempi troppo diventano pesanti, però cioè stupenda, bellissima, poi costa, comunque costicchia, costa sugli 80 euro. Poi faccio vedere tre borse che ho da tipo 10 anni, per dirvi tutto, sì, perché sì, 2008-2009 mio fidanzato me le ha regalate, ma le amo, non le butterò mai perché sono delle borse che costano poco, pagai poco, però sono di alta qualità. Sto parlando di, anzi quattro, perdonatemi, quattro borse Accessorize. Allora, la prima è questa, che è stupenda, tutta colorata, vedete? Tutta così, molto stile, non mi so dire, indiano, non lo so, molto bella. Questa non la butterò mai, queste borse, perché sono belle, poi le sbatto di qua, le sbatto di là, non si rompono mai. Guardate qua, tutta fatta, guardate che belle, tutta molto curata. Questa qua appunto è una borsa che io ho, penso, dal 2009 o dal 2010, cioè da tanti anni. Queste, vi ricordo anche il prezzo, pensate, costavano 54 euro. Però io feci una volta un'offerta che le pagai tipo 2,54, tra cui appunto c'era questa, poi c'era quest'altra, guardate quanto è bella, sempre di Accessorize, sto parlando, questa al fondo marrone, poi ha tutte queste rose con tutti questi strass, cioè queste sono bellissime, cioè in estate sono spettacolari, vedete, molto bella. A provare qua il dettaglio dei ganci, purtroppo avendo questi ganci diciamo che se la appesantite, cioè fa male la spalla, però cioè, sono troppo belle, cioè queste anche proprio da collezione, perché in realtà specialmente questa qui non la uso tantissimo, però come si fa a non amarle e non buttarle. Poi possono sempre tornare utili. Questa bellissima, guardate qua il dettaglio, stupendo. E questa anche, mi ricordo al prezzo pieno costavano 55, però non mi ricordo adesso quali, le pagai tipo 2 al prezzo di una. Poi, questa mi ricordo, me la feci regalare, se non mi sbaglio, per il mio primo compleanno, quindi, che stavo con Mauro, tipo 2009, 15 a 9 anni, questa borsa, sempre di Accessorize, che questa è bellissima. Questa è anche molto utile magari per chi deve andare a un matrimonio, ha un vestito blu e vuole una borsa non piccolissima, infatti l'ho anche prestata una volta a mia zia, e sto parlando di questa borsa qua, guardate che bella, sono molto stile indiano, fondo bianco sporco con tutti questi
questi cosi qua blu con gli strass. Qui c'ha questo ed è leggerissima da portare, molto bella. Io questa la uso tantissimo in estate. Guardate che bella, cioè bellissima. Se vi piace questo stile, bellissimo. E l'ultima sempre di Accessorize, che questa è anche una delle mie preferite. Una volta mi ricordo ero in fila da Lidl, dalla bambina, diceva quanto è bella quella borsa, perché comunque è un po', forse non è infantile, però può piacere molto anche alle bambine. E sto parlando di questa. Guardate quanto è bella pure questa. Questa è un po' più piccolina, quindi infatti questa la uso di più. Molto bellina, sempre con questi fiori, con tutti questi strass, queste perline. E poi ha tutti, vedete, questi glitter qua. Questa è bellissima. Bellissima, poi secondo me è anche molto bella. Se una siete elegante, avete un vestito beige, oppure avete un vestito, cioè non lo so, comunque fa una, la sua bella figura. E quindi queste sono le mie borse di Accessorize. Fatemi sapere se vi piacciono, perché secondo me piacciono a tutte. Poi passiamo adesso alle borse più piccine. Io prediligo le borse grandi perché comunque, vabbè, adesso ho anche una casa, poi mettici le chiavi di casa, mettici le chiavi della macchina, cellulare, occhiali, però a volte tipo metto anche le pochette, specialmente di sera quando tipo esco con Mauro, che tipo devo mettere solo il cellulare e le chiavi di casa, non c'è bisogno di portarmi una borsa enorme. E qua c'è, appunto, ho selezionato quelle più belle, quelle più carine e quelle che uso di più. Allora, la prima è questa. Guardate quanto è bella pure questa. Tutta fatta di strass con questo cuore, dietro è fatta così e poi c'è la catenella. Questa qua io l'ho comprata in un negozio che si chiama Antica Sartoria, che è un negozio che prevalentemente si trova a Capri, a Ischia, a Sorrento, non so sinceramente se è anche in altre parti d'Italia e del mondo, però comunque è una sartoria locale campana, che appunto ha vari negozi in varie parti. Le cose costano un botto, però sono veramente di alta sartoria. Questa qua la comprai l'anno scorso, se non mi sbaglio, o 2 anni fa, non mi ricordo. Sicuramente chi mi segue da tanto magari se la può anche ricordare, perché ve l'ho fatta vedere. La pagai tipo 15 euro in offerta. Guardate quanto è bella, bellissima, molto particolare, però mi piacciono le cose particolari, poi adoro le borse, quindi a posto. Poi questa borsa, vi faccio vedere anche questa, perché questa anche la uso in estate. Questa me la regalò Mauro l'anno scorso a Pasquetta, Pasqua e Pasquetta a Sorrento. Sto parlando di questa bag in questo color celeste, questa è la linea Moon, che appunto mi regalò Mauro l'anno scorso a Pasquetta, mi voleva fare il regalo, e vabbè, adesso prendo una bag piccoletta. Questa è anche una borsa che io prediligo in estate, molto comoda, molto carina, essendo anche così piccola, vedete, ci vanno anche tante cose. Ve la faccio vedere all'interno. Ecco, cioè ci vanno le cose, la uso spesso, molto carina. E niente, quindi questa è un'altra borsa. Poi siamo arrivati quasi alla fine, pensavo di metterci di più, però non volevo fare un video lunghissimo. Allora, faccio vedere le pochettine piccole piccole. Allora, la prima vi faccio vedere è questa, molto carina, in giallo. In video sembra più un giallo paglierino, ma è proprio giallo, non so perché non si veda bene. Molto carina, si apre in questo modo, carinissima questa. Io adoro il giallo, il giallo, il rosa, il rosso, adoro questi colori in estate. Questa la comprai al mercato, pagata 5 euro. Guardate che carina, carinissima. Poi questa è anche un'altra borsa che io adoro. Questa non mi ricordo se l'anno scorso o un paio di anni fa la comprai da Silvia Rich all'outlet che si trova a Caserta, che è questa borsa qua. Io adoro il corallo, penso che si è capito. Aspettate che ve la voglio. È questa borsa qua, sempre piccina, di Silvia Nietzsche, appunto, molto molto carina. Questa secondo me anche per i matrimoni, se bisogna mettere una borsa del genere, secondo me è anche molto molto elegante, carinissima, piccina naturalmente, però è fatta bene. Guardate che carina. La pagai tipo che era in offerta, c'era un 30%, non mi ricordo, comunque tipo la pagai 20 euro. Comunque Silvia Nietzsche, la marca è buona, mi innamorai alla follia e me la comprai. Poi, sempre per quanto riguarda piccina, vi faccio vedere questa che comprai l'anno scorso, se non mi sbaglio, in saldi da Bershka, in questo color verde acqua Tiffany chiaro chiaro, pagata, se non mi sbaglio, 6 euro in offerta, carinissima. Io queste qua, specialmente adesso magari quando andrò in vacanza, in crociera,
per stare tipo sulla nave, che ci devo mettere tipo solo il cellulare, i fazzoletti, sono comodissime, carinissima. E poi passiamo alle ultime due piccine, che sono della The Seagull. Una l'ho comprata l'anno scorso in occasione dell'Amazon Prime Day, che adesso magari se vi interessa chi ha Amazon, il 16 luglio ci sarà Amazon Prime Day, ci furono delle offerte pazzesche. Mi ricordo che ho preso questa borsa e ho preso delle capsule per il caffè a prezzo stracciato e anche dei coltelli che mi sono trovata benissimo. Infatti il 16 luglio mi devo mettere lì e fare gli affari. Comunque, presi questa borsa tipo un'offerta 15 euro, 16 euro, che sappiamo di sicuro costa un botto, ed è anche questa molto molto elegante, si sfrutta tantissimo perché è un colore molto molto abbinabile. Sto parlando di questa borsa qua, fondo beige con tutti questi fiori nel blu, nel rosso, nell'arancione, nel rosa, carinissima. Poi la cosa bella è che ha il doppio fondo, nel senso qui e poi c'ha qui, enorme, quindi potete riempirla in una maniera esagerata pur essendo così piccola. Questa, cioè, secondo me è adorabile, questa assolutamente in crociera penso che potrò abbinarla su tante cose. E l'ultima, sempre della The Seagull, questa anche l'ho comprata l'anno scorso in un negozio che si trova a Sorrento. Il colore può essere sia in estate che in inverno, anche se io la prediligo in estate, e sto parlando di questa. Allora, la scocca, diciamo così, è marrone e poi qui ha tutta questa cosa col beige, bellissima, e là appunto la corda con il beige, non so se vi può piacere. E niente ragazze, appunto, queste appunto sono una parte della mia collezione, perché chiaramente tutte non ve le potevo mai far vedere, però penso di, spero comunque di aver scelto quelle veramente che per me sono più belle, spero anche per voi siano belle. Fatemi sapere sotto la box informazioni quale borsa vi è piaciuta di più, se ce n'è una, se ce ne sono due, se non vi è piaciuta nessuno, se volete magari qualche non lo so, qualche delucidazione su qualcosa. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mi da mettere un like, commentare, condividere sotto la box informazioni, vi lascio pagina Facebook, pagina Instagram, link al mio gruppo di Facebook, profilo 21 Buttons. E naturalmente, dopo aver visto il mio video, naturalmente passate anche a vedere il video, i video che fanno le altre ragazze, come del resto farò anche io. E niente, con questo è tutto, mando un grosso bacio a tutti e a tutti e ci vediamo alla prossima, ciao.